Fanciullo Enzo, Perillo Pasqualino, Polito Giuseppe, Genito Michele, Perina Angelo, Gallo Michele, Amoroso Francesco, Paione Vincenzo, Rizzo Carmi. Allora, per me, Michele, abbiamo un attimo in consiglio e poi discutiamo. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Allora, dall'appello appena fatto dal segretario comunale, sappiamo praticamente quasi tutti presenti ad eccezione del consigliere Rizzo, pertanto la maggioranza risulta ampiamente raggiunta. Attualmente è assente. Pertanto, in virtù degli articoli 49 e 51 del regolamento del consiglio comunale, dichiaro ufficialmente aperto il consiglio comunale convocato con convocazione del 24 aprile 2015, protocollo 3174. Sono le ore 10:54, pertanto possiamo anche mettere per bare. Iniziamo subito col primo ordine del giorno. Sono gli argomenti trattati allo scorso Consiglio Comunale, ad eccezione degli assenti.
Silva, grazie. Terzo ordine del giorno, comunicazione del sindaco, prego. Grazie Presidente. Voglio portare a conoscenza del Consiglio Comunale che con delibera numero 1 del 27 marzo 2015 il consigliere comunale, nonché il Presidente del Consiglio, avvocato Miguel Vincenzo, è stato nominato assessore alla forestazione in comunità montana di Rocca Caspide del Comune Salernitano. Quindi gli faccio gli auguri di buon lavoro e tanta fortuna nella carriera politica. Grazie. Grazie a te, se resisto, grazie. Ok, grazie Sindaco. Passiamo al quinto ordine del giorno, anzi al quarto ordine del giorno, scusa, interpellanze e interrogazioni. Ci sono due risposte in merito. Sì, ecco, grazie. Allora, c'è una prima risposta, anzi l'unica risposta, prima dell'ingegnere Fusco, sull'interpellanza presentata dal consigliere Perillo il 12 marzo 2015 in merito ai tipi di lavori che, o meglio, ai vari lavori che stanno portando in essere, stanno eseguendo sul territorio comunale. Pasqualino, ecco io, possiamo aiutare, ecco io. Poi penso che la dovresti leggere tu, io te la consiglio, la leggi, grazie. Scusami, non è di mia competenza. La vuoi leggere al consiglio o ti riservi dopo eventuali risposte, in eventuali interrogazioni e interpellanze? No, io l'ho adesso, quindi per fare le interpellanze devo quantomeno leggere. Perfetto, allora, però io... allora diamo spazio a eventuale... Perché se la risposta mi l'ha già fatta. Ah, questo per fare di più. Per eventuale contro di lui. Allora, un'altra cosa, volevo io rispondere, rispondo a nome del sindaco, sembra un'interpellanza fatta dal consigliere Perillo Pasqualini in merito ai mezzi famosi che il comune ha acquistato dalla, come dire, dall'ufficio tram, se non ricordo male, dell'esercito, i famosi tre veicoli, circa la mancata o ritardo nella immatricolazione. Ci sono arrivate le voci circa l'antieconomicità nella riparazione, però stiamo verificando. In ogni caso otteniamo già una comunicazione pronta che deve essere inviata al competente ente, se non sbaglio il tram di Roma, circa le motivazioni di questo ritardo o di un'eventuale mancata, immatricolazione. Quindi Pasquale, a breve avrai un'altra risposta in merito. Grazie. Ora chiedo agli altri consigli se c'è qualche altra interpellanza o qualche altra interrogazione. Prego, fra, dimmi quale risposta. Quale interpellanza? Se vuoi un attimo registrare, cortesì. E puoi passare? Sì. Puoi parlare a Nino, cortesì. Grazie. Diverso tempo fa, che ho preso in faccia, una risposta scritta dall'assessore dei lavori pubblici per quanto riguarda una nostra proposta per rimettere in sicurezza alcuni incroci. La risposta che ci è stata fornita è una risposta tecnica, fatta il responsabile dell'ufficio dei servizi del Presidio, dell'ufficio tecnico, l'ingegnere Fusco. Noi invece desideriamo una risposta politica, deve essere bisogna prendere un impegno certo sulle cose che abbiamo detto, oppure dovete risponderci che non vi interessa quello che abbiamo detto e che avete un altro programma per mettere in sicurezza. Ok, grazie. Allora io, come mio compito, rivolgo la sua interpellanza al sindaco. Voglio rispondere o si riserva di rispondere? Allora, il sindaco si riserva di rispondere. Se sono... Hanno chiesto una risposta scritta. La risposta a voce l'abbiamo già data al momento del debattito. Se la vogliono scritta, gliela scriviamo, se la nostra vediamo insegnata. Bene. Vorrei, se possibile,
tanto tempo che non abbiamo, però li abbiamo operati difficilmente, in particolare per il suo incrocio, che con interventi economici limitatissimi, quasi zero, quegli incroci si mettono in sicurezza, in attesa poi di fare dei lavori più ampi. Allora, noi vorremmo sapere, buongiorno, dai politici, qual è l'intenzione rispetto alla nostra proposta di messa in sicurezza, che è semplicemente una messa in sicurezza momentanea, in attesa che poi si realizzino i vostri progetti. Grazie. Grazie a te, Franco. Penso che l'assessore ti abbia già risposto, che sei venuto a sentire qualche giorno in più, il sindaco ha già risposto precedentemente. C'è qualche altro consiglio? Pasquale, prego. Buongiorno a tutti, auguro al Presidente un buon lavoro alla Comunità Montana. Niente, io leggo questa risposta fatta dall'ufficio, ma io non volevo una risposta fatta dall'ufficio, perché è molto semplice rispondere all'ufficio, io volevo una risposta dell'assessore competente. Innanzitutto mi sarei aspettato le scuse del sindaco della volta scorsa di tutte le cose che ha detto nelle cose. Poi vengo subito alla tua risposta, Presidente. Siccome per quanto riguarda l'immatricolazione degli abonenti, fatto il 3 settembre 2013, questo è un documento dell'esercito italiano, allora ci sta la un'immatricolazione dei veicoli entro 60 giorni precorrenti dalla data del ritiro degli stessi. Questo non si sarebbe un tema perentorio. Va bene, quindi questo è il documento del comando logistico dell'esercito. Lo so. Poi per quanto riguarda i lavori fatti, certamente per quanto mi diceva quando ha scritto l'ingegnere, per quanto riguarda la regione a terra, per quanto riguarda l'auditorium, sono sopravvenute delle cause impreviste, imprevedibili per quanto riguarda la progettazione in fase di esecuzione. Questa è una domanda che io rivolgo all'assessore dei lavori pubblici, non ho avuto risposta. Cioè, è molto semplice che un assessore fa rispondere l'ufficio competente. Cioè, io chiedo se un assessore può chiarire tutti. L'assessore può dare indirizzo all'ufficio di fare delle variabili di scuola, perché è un indirizzo politico, non è che non l'ho fatto bene. Ma io avevo chiesto una risposta da lei, non dall'ufficio secco. Poi in merito ad alcuni lavori, vengo subito a voi, perché la volta scorsa mi avete chiesto in particolare quali lavori. Io chiedo al segretario comunale se si possono fare dei lavori in aree diverse dal patrimonio comunale. Si possono fare dei lavori su aree diverse dal patrimonio comunale, lavori fatti dal comune. Fai un esempio. Mi pare di no. Procedure mi pare di no, non si può fare. Quindi entro nello specifico, il marciapiede fatto ad Olivella, lungo la strada provinciale. Questo lo chiedo direttamente all'assessore, penso che sia non dell'ufficio, ma una volontà di qualche assessore sicuramente. Non penso che l'ufficio si metta a fare marciapiede a destra a mano, anche perché dal punto di vista urbanistico, secondo me, noi stiamo creando degli scempi, perché non è vicino né alla parte urbana né quando stiamo facendo dei marciapiedi in area agricola. Quindi io chiedo, quel marciapiede sulla strada che è precisamente dall'entrata di Venanzo, Giannetta, fino alla pompa di Venanzo, è un lavoro fatto sul patrimonio comunale? Forse hai un po' un'idea confusa, perché da Venanzio fino alla Pomeriggia Cieca è stato fatto un tratto di 5 metri. Quanti metri? 105 metri. Ok, quel tratto là, mi sto riferendo a quello. È una messa in sicurezza, perché ci sono dei bambini che purtroppo vanno al filo ai cieli qua con i locali commerciali e stanno stasando. E dove sono i locali commerciali? Forse noi non stanno a io non vedo i locali commerciali. C'è stato un bar, ma chi? Non hanno solo a dal punto di vista urbanistico. Allora, se non sono locali commerciali, dobbiamo cambiare paese. Devi cambiare paese. Dobbiamo fare lì, dobbiamo fare c'è un intervento da fare. C'è un intervento da fare. È un intervento davanti alle scuole elementari, che la volta scorsa il sindaco ha preso con interesse la cosa. Mi pare che c'è un problema dell'impresa che non riusciva a fare quel famoso famigerato marciapiede che da secoli stiamo aspettando davanti alla scuola. Cioè, noi a posto di fare i marciapiedi davanti alla scuola, ci andiamo a fare i marciapiedi in zona rurale. E poi, altra cosa gravissima, che quei marciapiedi sono lasciati allo sbardo, perché senza manutenzione, senza lì. Guardatevi un attimo quello precedente, le erbacce che ci sono. Guarda, guardate.
le facce mi falla guardare che è pulito. No, guarda, io non sono passato 10 minuti fa. E fammi le cuore. Ma vabbè, non sto non entro nei particolari su questo. Poi, e questo mi riferivo a questo qua, io voglio una risposta specifica su questo, io voglio capire se quel marciapiede è stato fatto sul territorio comunale o su aree private o su aree di fronte alla strada provinciale. Quindi questo è quello che voglio capire. Poi un'altra interpellanza che chiedo al delegato all'urbanistica, cioè io ho avuto molte richieste da alcuni giovani che poi si vogliono affacciare al mondo del lavoro che erano lavoratori provinciali. Allora, la risposta che volevo dall'ufficio o da lei, il punto, a che punto è? Possiamo fare altre conferenze di servizi per poter dare un'opportunità ai giovani per fare dei laboratori, per fare delle attività artigianali? Questo è quello che volevo chiedere, perché noi siamo uno studio di tutti, come consiglieri, siamo uno studio di tutti. Poi un'altra cosa che volevo dire, che questo mi rivolgo all'assessore alla manutenzione, non so chi si occupa di manutenzione, perché questo mi rivolgo a te, mi dispiace dirlo, però abbiamo il cimitero e ci stanno in faccia dappertutto, gli incroci e il cimitero. Cioè non è che si deve arrivare a un metro. Stanno i muri nel centro storico, i muri in piazza, per esempio ci stanno le facce dappertutto. Quindi secondo me con 40.000 euro di verde pubblico, aspetta, non lo so se 40.000 euro, forse che stanno tra di meno, tra di più, cioè ci dobbiamo dedicare di più a fare questo tipo di lavoro. Questo è quello che volevo dire. Grazie per avermi ascoltato. Sono le 11:16, abbandona il cimbalo divano. Ed questo che risponde subito è stato presentato da qualche giorno, depositato il piano strategico dei vari tecnici e lo stiamo ancora esaminando. Penso che in questi giorni farò un ingegnere busco il responsabile, il sindaco e concluderemo in competenza per dare una maggiore risposta di quanto. Grazie. E vive. Grazie Presidente, buongiorno.
l'esigenza di fare una maggiore inchiesta, una maggiore inchiesta per quanto riguarda lo smaltimento. Perché? Ho interpretato alcune ditte, mi è stato riferito che smaltire un Eternit, un metro quadrato di Eternit, o 100 o 1000, la spesa per quanto riguarda l'ASL è la stessa e si parla di circa 1000 euro, 800, 900, 1000 euro. Però mi è stato riferito, e questo invito l'assessore e il sindaco, mi è stato riferito che c'è una norma rilasciata dalla Regione Campania, e dopo gliene darò copia all'assessore. Questa qui è stata pubblicata sul Gurk il numero 1 del 5 gennaio 2015 ed è una delibera della Giunta regionale numero 751 del 30 dicembre, in cui c'è come testo misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei luoghi di rifiuto, in particolar modo per quanto riguarda l'amianto, perché si vuole cercare con questo deliberato di evitare l'abbandono. L'abbandono in che senso? Perché un cittadino che si trova ad avere un metro quadrato, due metri quadrati, tre metri quadrati di Eternit, sicuramente potrebbe, io mi auguro di no, ma potrebbe in qualche modo abbandonare lungo le strade, perché ne abbiamo avuti già dei casi. E questa norma dice che il comune si potrebbe far carico di fare un sito di stoccaggio in cui i privati cittadini, fino a un certo quantitativo o un certo metraggio, i cittadini possono e portarli in questo sito di stoccaggio organizzato dal comune. Quindi eviterebbero delle spese maggiori, si dovrebbero far carico sempre però dello smaltimento della ditta autorizzata, però almeno per quanto riguarda la problematica ASL del deterioro. Quindi io invito al sindaco e all'assessore a fare con questa norma un'indagine più approfondita per vedere se riusciamo a tirare fuori qualche cosa di utile per evitare l'abbandono e per cercare di far risparmiare qualche cosa ai nostri cittadini. Dopo lascio questa norma all'assessore, vediamo un po' cosa possiamo fare. Grazie. Solo per una curiosità, c'è stanza il cittadino, si monta lei per l'intervento. Allora, fino a... Allora, voglio dire, quello che io ti posso dire questo, guarda, allora la leggo così anche con i comuni, dunque premetto, i comuni singolarmente in forma associata entro 120 giorni dalla data in vigore della presente norma provvedono all'attuazione di siti di stoccaggio debitamente autorizzati dei rifiuti contenenti amianto da depositare in ambienti chiusi e coperti. Questa è la prima norma, diciamo. Poi volevo leggerti quello del cittadino. Dei cittadini. I cittadini che intendono procedere in proprio alla rimozione di manufatti in cemento amianto per quantitativi non superiori a una tonnellata, poi più avanti ci stanno anche i metri quadrati, da 30 a 60 metri quadrati massimo, dunque a una tonnellata, comunicano all'ufficio comunale competente tutte le informazioni richieste per portarli al sito di stoccaggio. Poi c'è anche ancora in questa norma che se l'altezza non è superiore a 3 metri si possono evitare le norme di sicurezza, quindi il privato cittadino, operato sempre di mascherina, di tute e quant'altro, può smontarlo in proprio, avvolgere queste Eternit e depositarlo dietro le richieste al sito di stoccaggio del comune. Questo è quanto è riportato qua. Perciò un approfondimento in tal senso potrebbe dare sicuramente un risultato positivo ai nostri. Grazie, assessore, poi che dopo anni, però ci vedi in questo momento, sì, così, ma in modo di valutare. Ingegnere, è così, cioè, o ci vuole una ditta specializzata? Ma la gestione dell'impianto di stoccaggio? No, no, l'impianto di stoccaggio, ma quello che sono contagio delle ditta specializzata. Ma c'è una ditta specializzata? Ma in proprio che significa i personalmente, significa che i chiama la ditta specializzata, la ditta specializzata arriva in loco e si deposita poi nel sito, ma non pensi che il singolo cittadino possa fare la cosa? Per la rimozione si vogliono sempre le certificazioni, ma non pertanto il cittadino non può, no, non lo può fare, ma lo deve fare sempre il premio.
smontare 30 metri quadrati di Ethernet da un cittadino di Corso Carimbia, ha fatto un preventivo di 1.400 euro. Un altro che deve smontare 150 metri quadrati gli costa 2.000 euro. 2.000. Allora, io quanto pago 850 euro per il cittadino di 30 metri quadrati? Tanta paga il cittadino di 150 metri quadrati. E allora noi se possiamo abbattere con la situazione del comune, del sito di stoccaggio eventualmente, se questa norma è in essere. No, allora in sostanza la ditta dice: io il certificato all'asta costa 1.000 euro, tu me lo deposito là, questo sono 10 quintali, 20 quintali, ma sempre gli agi a smaltire. E questo secondo allora, me lo smaltimento. La ditta giustamente gioca su una spesa che però la ditta, non è un vantaggio per la ditta, che non è un vantaggio per la ditta, perché il pagamento all'asta è un pagamento che comporta comunque di al cittadino. Ma vuol dire che lo smaltimento è 400 euro. Allora il problema a me non mi interessa della ditta, mi interessa del cittadino. Se troviamo una formula dove possiamo aiutare i nostri cittadini, secondo me è la cosa migliore. No, questo è a fare. No, questo è a fare la ditta, non è un grazie. Ok, abbiamo grazie. Capito la tua richiesta, grazie. Bene, nell'ufficio competente, insieme all'assessore competente, sì, analizzerà bene la delibera della giunta regionale e le sue, come dire, consistenze tecniche. Grazie. Ma di silenzio, si prego. Per quanto riguarda lo smaltimento delle, c'è sta pure un'altra anomalia, delle checklist che noi dobbiamo presentare, quelle messe in internet dal comune. A un certo punto si capisce che pare che tutti i cittadini dovrebbero fare quella richiesta per dire io ho Ethernet o non ho Ethernet a casa, praticamente ci stanno dei materiali che sono oggetto di malattie e cose. A un certo punto nella checklist noi possiamo pure evitare, perché non tutti i cittadini, chi non ha in possesso dei materiali Ethernet può pure sovrasserire e non fare quella, compilare quella checklist, però per come è stata impostata la richiesta al comune, pare che tutti i cittadini dovrebbero fare questa richiesta, perché nel momento in cui un cittadino, cioè sono l'imposizione a tutti i cittadini di farla, dichiarare che ci sta la presenza di Ethernet o no, quindi cioè, secondo me se un cittadino non ha Ethernet nella propria abitazione oppure nei locali, ma come è fatta quella cosa del comune di Monte Cagnano, il comune di Battipaglia, hanno corretto alcune digitali all'interno per evitare, per chi non ha Ethernet, di non fare proprio la domanda, se no possono incorrere pure in un verbale che dice vabbè tu perché non hai fatto la domanda, e non implicare tutta la comunità a fare questo. Se non hanno Ethernet, che domanda si può capire? No, però nel modello c'è scritto che pure coloro che non hanno Ethernet devono dichiarare, devono compilare quel modello. A livello te lo faccio vedere, perché l'ho visto, l'ho confrontato con il comune di Ponte Cagnano, per esempio, che ha annullato una parte della checklist da compilare. Sì, grazie. Ok, allora, siamo finiti. Posso? Sì, chiedi la parola. Sì, grazie Presidente. Relativamente al problema dell'amianto, effettivamente è un problema molto sentito. Diversi cittadini si sono posti, diciamo, il problema della rimozione. Io personalmente, più di una persona ha chiesto se vi fossero agevolazioni o altro, perché effettivamente è un costo sensibile, perché oltre a, come dire, alla costo di demolizione, poi vi è anche il costo della costruzione del tetto che viene rimosso. Per i cittadini effettivamente è un peso, anche se c'è un obbligo di legge, bisogna adire, però mi risulta che è stato approvato in fase di approvazione una misura a livello nazionale, un credito d'imposta che dovrebbe essere la misura del 50% per la bonifica dell'amianto. Credo che noi come comune potremmo magari, visto che è stato fatto un censimento ed è stato posto il problema all'attenzione dei cittadini, magari anche con un manifesto, con altri strumenti di comunicazione, veicolare questa opportunità che c'è, perché è una
prendo l'imposta, significa che se un cittadino spende 1000 euro, lo Stato gliene fa recuperare 500 sotto forma di detrazione appunto dal pagamento delle tasse. Quindi, mi pare questa la misura utile che a livello statale è stata pensata e che va incontro ai cittadini. Detto questo, passo ad esporre le due interrogazioni che vogliamo porre come gruppo Altavilla Aperta. La prima interrogazione interpellanza è rivolta al sindaco e all'assessore all'ambiente e attiene alla problematica del servizio di smaltimento dei rifiuti, segnatamente al costo. Noi abbiamo più volte, in occasione dell'approvazione dei vari bilanci, sostenuto la necessità di contenere i costi del servizio, che è un servizio per la verità che è spendato bene, però ha dei costi secondo noi eccessivi per la nostra comunità. Quindi noi riteniamo che si debbano sperimentare insomma delle vie alternative che possano indurci a ridurre il costo del servizio, e riteniamo che spazi per poter ridurre il costo del servizio in un ambito di circa il 30% agendo su diversi fronti fisici. In particolare segnalo la questione dello smaltimento della frazione umida dei nostri rifiuti. Il nostro comune smaltisce circa 600 tonnellate all'anno di frazione umida e spendiamo per lo smaltimento di questa frazione umida 143 euro a tonnellata, quindi facendo la moltiplicazione dovremmo essere intorno agli 85.000 euro all'anno per lo smaltimento della frazione umida. È un costo, riteniamo, eccessivo per un territorio come il nostro. Noi pare che conferiamo questo rifiuto a una società consortile Gesco Ambiente, la quale poi porta questi rifiuti in provincia di Padova. Quindi voglio dire, andiamo a smaltire a circa 1000 chilometri di distanza. Su questo per esempio si potrebbe agire. Da notizie giornalistiche abbiamo appreso che ad Empoli sarebbe stato aperto e dato in funzione un impianto di compostaggio. Ho letto in più articoli su più giornali che anche il nostro comune avrebbe una convenzione, poi si dice che non è formalizzata, dice il commissario del comune di Empoli. Quindi noi allo stato attuale non smaltiamo più. L'assessore regionale all'ambiente dice che il conferimento in quell'impianto consentirebbe di smaltire la frazione umida a 90 euro a tonnellata, quindi sarebbe un bel risparmio. Ecco, vorremmo capire qual è lo stato dei rapporti tra il nostro comune e questo impianto di Empoli o la società che gestisce questo impianto di Empoli e in generale quali iniziative voi come amministrazione intendete assumere per contenere il costo del servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani nel nostro comune. Grazie. Risposta scritta anche per tutti. Sì, risposta scritta, grazie. È incompleta. Prego? È incompleta. È completa. Avete detto che non 30%, lei ha dato 80.000. No, mi sono espresso male, io ho detto l'80%, ho indicato una sola. Gli ambiti
uscendo da questi carrozzoni, perché di questo si tratta, no? Perché siamo la gestione dei rifiuti sostanzialmente gestita da carrozzoni politici che sostanzialmente hanno dei costi spropositati. Noi l'abbiamo più volte dichiarato in questo Consiglio Comunale la necessità di costituire gli ambiti territoriali ottimali, cioè di fare sinergie con i comuni limitrofi, organizzarci in modo da gestire in maniera più economica e più conveniente per i nostri cittadini questo servizio, uscendocene sostanzialmente da sotto il gioco di queste grinfie, sì, possiamo dire, l'assessore non abbiamo timore di dire, da sotto le grinfie di queste organizzazioni che non sono gestite in maniera, come dire, con criteri di economicità, perché svolgono anche la funzione di ammortizzatori sociali, capisco. Politica attiva politica, perché la buona politica avrebbe invece
richiesto il finanziamento su quell'approccio. La cattiva politica, cioè la politica che entrerà, la politica che guarda gli interessi di partito e non a quelli del territorio, ci tolse questo finanziamento. Dicevo pure in quel consiglio comunale che era importante. Quant'è quello? Finanziamento assessore da 12 milioni e 900 mila euro. No, il nostro era 2 milioni. Altri consiglieri di minoranza fu respinta.
riallocazione della spesa dei conti strutturali, ha disse ai comuni: presentateci un progetto e noi con i fondi europei ve lo finanziamo. Anzi, presentatecene più di uno e a seconda della disponibilità potremo finanziare neanche più di uno. Noi proponemmo di presentare come progetto principale la ristrutturazione della scuola media Giovanni XXIII di Altavilla Silentina. Voi ci votaste contro e diceste, senza fare quindi il ricorso, come noi avevamo chiesto, di candidare il progetto del collettore, così fu detto. Ora, è così avete fatto. Così è stato, così abbiamo questi contributi, potrei venire nella relazione. Se mi dai tempo, lo dico. Avrai tutto il tempo poi di metterti, di scrivere, di rispondermi come in maniera puntuale, non è dettagliato. Fammi esprimere. Allora, quel progetto che l'assessore dice era di 2 milioni di euro, beh, era di 2 milioni di euro, ma era il lotto che riguardava il territorio di Altavilla Silentina, perché abbiamo detto che il progetto presentato alla Regione Campania è un progetto diverso, è un progetto che prevedeva un accordo di programma, che è ancora, col comune di Albanella e col comune di Arraccio, solo per Arraccio. No, ti sbagli, sì, ti sbagli, perché poi ti do la... Allora, c'era quantomeno la convenzione per quanto riguarda concludo, perché sennò... Ma se no sono convenzioni, scusate. Il progetto che vi è stato approvato con i fondi dell'accelerazione della spesa, ripeto, su cui noi non eravamo d'accordo, perché la nostra richiesta prioritaria per noi era la scuola media Giovanni. Che abbiamo preso sempre i fondi, pure questo mi dice, mi devi far parlare. Si capisco che te la vuoi buttare in cacciare, ne vuoi fare pagare, ma soldati oggettivi, non c'è bisogno di. Ora, il progetto che abbiamo avuto finanziato è un progetto che in realtà non ci consente di risolvere il problema della decorazione, perché noi avremo un progetto sostanzialmente unico, cioè una condotta che partirà dal capoluogo che arriverà al confine con il comune di Albanella sul fiume Mosa. Quindi diciamo che questi reti, invece di buttarli nei torrenti San Francesco, Limati, Vama e quant'altro, li spostiamo un poco più a fuori comune. Per quello che facciamo, buttiamo direttamente nel fiume Cosa, quello è esatto. Quindi il problema è 3.200.000 euro, che è vero che sono soldi pubblici, ma io vi voglio ricordare, caro assessore, sono soldi delle nostre tasche, cioè il fondo che noi alimentiamo come Italia a Bruxelles sono i nostri soldini che noi ci mettiamo annualmente e poi l'Unione Europea tra l'altro ce ne dà una porzione, adesso 80%, perché la maggior parte li mandano alle altre parti, noi siamo contribuenti attivi, no? Come tu ben sai, dell'Unione Europea. Questi sono soldi nostri, quindi andrebbero spesi con una certa, diciamo noi, oculatezza, e quindi per risolvere il problema. Questo problema non si risolverà ovviamente allo stato attuale. Intanto che cosa è successo? Che proprio perché noi continuiamo ad essere inadempienti, l'Unione Europea ha avviato la terza procedura di infrazione contro il nostro paese, che quest'anno ci costerà poco meno di 500 milioni di euro. 500 milioni di euro quest'anno e 500 milioni di euro l'anno prossimo. Questi soldi che l'Italia paga li riversa lo Stato italiano, li chiede ai comuni inadempienti, perché il nostro comune purtroppo, e questo non è piacevole, è in una lista nera dell'Unione Europea. Noi siamo individuati come Altavilla Silentina nel provvedimento dell'Unione Europea con cui è stata avviata la procedura di infrazione per violazione degli articoli 3 e 4.
Ultimamente, proprio in conseguenza di questo, la regione Campania, quella stessa regione Campania tra l'altro che ci negò il finanziamento, e rispetto alla quale voi siete rimasti inerti, manco la delibera che il Consiglio Comunale all'unanimità decise di notificare per dire ma che fate, perché non ci date i vostri soldi? Mandato voi. Ma anche quello che avete fatto, quella stessa regione Campania ci manda l'ARPAC e va a multare il comune di Altavilla Silentina e il sindaco per scarichi abusivi e ci fa 40.000 euro di multa dicendo sostanzialmente che non spersiamo nei corpi superficiali. E stavo dicendo, forse che la multa che è stata fatta l'ha fatta la regione Campania, che è quello stesso ente che ci doveva dare i soldi e che ci dice un po', e rispetto alla quale noi dicevo reagiamo, facciamo il ricorso, notifichiamo gli sta benedetta delibera, perché questo poteva essere utile anche per giustificare le ragioni, diciamo, dell'inerzia rispetto a quella situazione. Questa cosa non avete voluto farla. Nel frattempo ancora, come avevamo previsto, rispetto invece all'altra gestione degli oneri di depurazione, ci risulta che siano arrivate le prime cause da parte dei cittadini per ottenere la restituzione di oneri di depurazione. Questo riteniamo, ma vedete che probabilmente ne arriveranno altri. Ci sono dei diritti, scusate, ma voi perché volete costruire i cittadini? Quanto deve durare? Scusami, se la stessa io assessori dico che Presidente, non posso parlare più da ciò. No, posso aspettare le cose. Un argomento interessante e quindi te l'ho lasciato esporre nei modi in cui l'hai esposto.
tra cui l'assessore Cembro, che ha fatto subito come dire, una eccezione dal tuo modo di esporre, anche l'assessore Giarduto, vorrei gentilmente leggerti e leggo a me stesso prima che cosa è l'interrogazione. Consiste nella domanda rivolta al sindaco alla giornata di che sto parlando per ottenere informazioni sulla vita dell'amministrazione. No, Michele, per cortesia. Allora, Michele, se tu volevi esporre in modo così dettagliato l'argomento, per cortesia, dovevi insistere nella conferenza che abbiamo tenuto dai vari capigruppo, inserire questo argomento negli argomenti da trattare. Gentilmente, grazie. Grazie, Michele. Allora, il sindaco vuole rispondere? Volevo un attimo. Posso mettere la parola per ragioni personali? Sì, visto che mi hai fatto un appunto. Io sono meravigliato che il tuo appunto, ma veramente, veramente meravigliato. Perché tu mi costringi a sottolineare cose che hai consentito intanto io, perché cioè poco come dire elegante che tu prima come dire lodi la pregevolezza della mia esposizione o la bontà, come dire, l'interesse per il Consiglio Comunale di quello che ho detto, credo di aver portato all'attenzione del Consiglio Comunale fatti, non chiacchiere, fatti amministrativi su cui bene faresti anche tu, visto che mo mi pare che stai con un piede come consigliere, un altro come assessore, una volta che la comunità montana, non so la delega che hai come redattore del pubblico, fai parte pure dell'esecutivo a questo punto, perché questi fatti lo dimostrano, te lo devo dire, poco importa che tu dici che l'argomento interessante per il consiglio e poi mi accusi di essere, come dire, scorretto, di non osservare il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, lo statuto, che io consento, conosco bene, quantomeno al tuo padre, e perché sono consigliere comunale e perché faccio il tuo stesso mestiere, tanto di legge. Due, ecco, sottolineare che tu hai consentito in passato agli assessori della tua maggioranza di fare comizi, di esporre le proprie idee, di fatemi la curva, allora abbiate il coraggio, siate uomini e dite che questo è accaduto e questo è scandaloso in un consiglio comunale. No, io ho finito. Però tu questo hai consentito e i fatti parlano chiaro. Michele, ti ho detto, ho detto prima di tutto, ti ho votato perché l'argomento è valido e andava discusso, ma ho ricordato prima a me stesso, ho detto, poi al resto dei consiglieri comunali, che cosa è l'interrogazione, che cosa è l'interpellanza. Per cortesia, Michele, scusa, ho detto per cortesia, la prossima volta, se richiedi un argomento così importante, come è un argomento? La prossima volta inseriamolo come argomento da trattare, altrimenti facciamo l'interrogazione, l'interpellanza, andiamo fuori dal dettato normativo. È il mio modo di vedere. Allora, per cortesia, non è un richiamo a te, Michele, non è un richiamo a te. Mi ha messo a me tutto richiamo. Tu, un consigliere comunale che sta facendo il consigliere comunale, devi far parlare. Michele, hai iniziato prima tu, assessore, a interrompere, tu non hai detto nulla. Michele, se ho fatto parlare, No, io le ho rivolta al sindaco e all'assessore, la tua risposta non l'ha. Io
5 minuti e non fare un comizio elettorale che praticamente ha protratto il tempo per oltre un quarto d'ora, ascoltandoti con serenità. È tutto. Visto e considerato che nella prima interpellanza il consigliere Gabba, che oltretutto sono anche consigliere comunale, oltre ad essere anche assessore, perciò come c'è la parola luce la pure chiede dall'altra parte, volevo ricordarvi che spesso, e questo già l'avete fatto in passato, quando riguarda le spese del servizio di raccolta rifiuti, Presidente, io vorrei capire l'assessore Gianluca, ma che ti devo stare parlando? Io ho fatto l'assessore Gianluca. Ecco l'assessore. Ma facciamo un dibattito, ma non è un dibattito, tanto del servizio. Stai rispondendo alla mia interpellanza. Sì, sì. Io ho detto. Poi ti sarà ti faranno una risposta scritta, come tu. Allora forse non mi è chiaro. Io considerato il fatto che al sindaco e i cittadini dove chiamano anche delle risposte da parte della maggioranza. Presidente, verifica se io posso rispondere. Scusami, sto parlando. E perché devo rispondere? Cioè, ma non è che devo. Ho chiesto una risposta scritta. No, mi era io del Presidente, che la volta scorsa il sindaco ha fatto un intero comizio nei miei confronti. Cioè, oggi che parliamo di cose serie, stiamo dicendo. Non stiamo parlando così come ho capito. Io ho invitato il Presidente a rivedere il consiglio della volta scorsa, di quello che ha detto il sindaco. Non è il prossimo. Te lo devi vedere, perché registrato. Cioè, accusi una persona che sta dicendo delle cose. Io non ho accusato nessuno, Pasquale. E a me fai l'appunto, scusami, no, tu devi mantenere
maggioranza fatta dal consigliere Gallo, voglio ricordare a me stesso, come dice lui, ma anche al consiglio comunale, chi è che si sta a casa, che praticamente durante quella sessione del consiglio comunale, la prima della 42, non vado a leggere quello che praticamente ho detto, ma che ricordo a memoria, che io gli dissi: guarda che sta uscendo un bando e che tu ne sei a conoscenza perché sei stato con me presente quando il presidente della Magna Grecia te lo ha ribadito, dove noi possiamo prendere, diciamo, più di quanto è il costo stabilito nel 2005, perché c'è stato comunque un aumento dei costi poi reali. E infatti, quando abbiamo approvato il progetto, lo abbiamo rimodulato portandolo a 3.250.000. Se noi avessimo ascoltato il vostro consiglio, molto probabilmente non arrivavamo al ponte della cosa, ma ci saremmo fermati a Cerretti. Numero uno. Numero due, cattiva politica. Questo è un problema, diciamo, anche di schieramenti. Io non entro proprio nella discussione e nel fatto che tu parli di cattiva politica e che sicuramente ti stai riferendo al centro-destra, che chi è che ha... Ma non ti autorizzo questa... a fare nessuna interpretazione su questo dito! Ridire immediatamente quello che hai detto in questo momento! E faccia pure! Cattiva politica! Yeah.
interrompere, dei due assessori. Mi ha interrotto tu, ho parlato un quarto d'ora, perché un quarto d'ora è consentito, ho parlato di un argomento. Franco, io non posso fare. Lo altro, presidente, la prossima volta chiederò prima a te se è una cosa opportuna, io come consigliere la svolga delle forme della interpellanza piuttosto che quella della proposta della nazione. Lo chiederò un po' di più. Accolta il concetto. Grazie. Ma no, vorrei solo ricordare la cattiva politica alla quale abbiamo fatto riferimento nella nostra interpellanza, è la cattiva gestione della cosa, non è individuata da noi con la nostra interpellanza come una cattiva gestione da parte di un partito o di uno schieramento. Ma non è questa la nostra preoccupazione. La nostra preoccupazione, come già abbiamo fatto presente nella delibera del 4 luglio 2013, è stata la totale indifferenza di questa giunta, in particolare dell'assessore al bilancio, che a settembre del 2012, presente a Ecco, quando fu reso pubblico che la regione Campania aveva scippato il fondo, in quella riunione aveva scippato i fondi di questo progetto, presente l'assessore Enzo Giarduno, settembre 2012, noi, gruppo Altavilla Aperta, abbiamo denunciato la cosa a luglio 2013 perché venimmo a conoscenza della cosa a distanza di 10 mesi, e io te l'ho ricordato già in un'altra occasione, venne in soccorso tuo il sindaco Antonio Marra, perché noi dicemmo: caro assessore, tu hai taciuto questa cosa importantissima al consiglio e alla giunta, avresti un momento di grande imbarazzo che ti coglie solo quando non sai proprio dove arrampicarti. Ormai ci conosciamo da tempo. Ti soccorse il sindaco, il nostro sindaco, stavo per dire il tuo sindaco, ma il nostro sindaco, che disse: no, a me lo ha detto, assumendosi anche lui una grossa responsabilità in un solo. Noi abbiamo sollevato questo problema semplicemente per dire: si cercava di risolvere il problema delle acque reflue, con quel progetto si poteva risolvere. Lo abbiamo ripresentato, abbiamo avuto anche 1,2 milioni in più, come ti dici. Per non risolverlo, era questo, e questa la nostra preoccupazione, e ti voglio ricordare, sempre nelle tue parzialissime ricostruzioni, che noi non parlammo solo di presentare ricorso, ma anche di esprimere i voti di ferma protesta alla Commissione Europea, al Ministero dell'Ambiente e agli altri enti interessati. Perché Michele Gallo lo disse, per il ricorso non ci stanno più idee. Probabilmente presentiamo un ricorso straordinario al Capo dello Stato, ma è un modo per far sentire la nostra voce, ecco perché lui disse: lo preparo io e non spendiamo i soldi, e sparagliamo. Questo è il senso del suo intervento, questo è il senso di quello che scrivemmo all'epoca, perché sapevamo che non c'erano più i tempi tecnici per presentare il ricorso. Ma era un modo per far sentire forte la nostra voce, come fece all'epoca Rocca d'Aspire, come fece Giungano, a paesi ai quali sono stati poi affidati altri fondi per risolvere questo problema. Non guardarmi così, perché tu le cose le conosci. Ci sono state anche delle defezioni, probabilmente qualcuno dal centro-destra è passato al centro-sinistra o viceversa, dal centro-sinistra al centro-destra. Queste sono questioni partitiche nelle quali noi non vogliamo entrare. Noi vogliamo entrare invece semplicemente nelle questioni tecniche per risolvere i problemi del nostro comune. Semplicemente questo. Non ricostruire sempre parzialmente le cose. Avete avuto un mandato dal Consiglio e non lo avete rispettato. Queste sono le cose. Questa è l'unica realtà, l'unica certezza, mi permetto di dire, è l'unica verità. Grazie, bravo. Prego. Sì, l'unica verità, e chiudo perché non voglio fare un dibattito, è un dato poi di fatto che
questo comune, il comune di Altavilla Silentina, ha retenuto i fondi per il collettore. Questa è l'unica verità. Poi le altre chiacchiere. È vero, sì, abbiamo domandato noi della Giunta, abbiamo ritenuto opportuno non farlo, perché c'erano le certezze per avere il finanziamento. Se avessi fatto ricorso avrei ottenuto forse il collettore per Altavilla fino a Cerveteri, perché 2 milioni era la richiesta all'epoca fatta, noi l'abbiamo rimodulato, l'abbiamo presentato e abbiamo avuto il beneficio, la collettività ha avuto il beneficio di avere il collettore ad Altavilla Silentina. Punto. Il protocollo di intesa
che se per caso non ci sono i tempi o volentieri non parte, perché andrebbe a collocarsi tutto il debito nei confronti dei cittadini. Questo è poco, ma è sicuro. Grazie. Giusto una precisazione, forse non mi ero risposto, sono andato un po' oltre. Era una discussione che facevamo in tono amichevole per trovare le soluzioni, ma così ipotizzando i nostri pensieri, non i pensieri di altre cose. Perché questa regolazione ce la stiamo portando da tempo avanti. Allora diciamo, per trovare un eventuale, ma il sindaco non ha detto assolutamente nulla, perché so di questa faccenda, sono pensieri fra persone che vogliono risolvere il problema dei cittadini. Ma non è che si è voluto parlare di aste, di cose. C'è una eventuale possibilità, e sarebbe la cosa più bella, fare una regolazione per fatti nostri, punto. Ma il sindaco è scalpolato da questa situazione in un modo chiaro. Capito. Penso che l'assessore Gelluti è stato abbastanza chiaro nel esporre le sue posizioni della maggioranza. Bene, passiamo all'altro ordine del giorno. Abbiamo concluso con l'interpellanza e interrogazioni. Passiamo al quinto ordine del giorno, articolo 151,7 timo e articolo 227 del decreto legislativo del 18 agosto 1967, approvazione di conti e la gestione dell'esercizio finanziario 2014. Come ogni anno praticamente ci ritroviamo poi a discutere di quella che è stata la gestione del nostro comune, e infatti in base all'articolo 151,7 e l'articolo 227 della legge 270 noi approviamo quest'oggi il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014, considerando il fatto che siamo in clima elettorale, evito di presentare diciamo, anche quella che potrebbe essere la situazione diciamo, economica del nostro paese, paese italiano, ma anche del nostro comune. E anche del nostro paese, poi è tutto collegato poi in sostanza, Franco, perché le esigenze nazionali sono anche le esigenze poi che si riversano nei piccoli comuni come il nostro, come il comune di Altamira Silentina e come tanti altri comuni, specialmente nei comuni del centro-sud Italia. Parto con un dato diciamo estremamente importante ed è anche significativo questo dato, dove per quanto riguarda il fondo di cassa, al 1° gennaio del 2014 avevamo un fondo di cassa pari a 732.083,71 euro. Al 31/12 il nostro fondo di cassa è pari a zero. Ma abbiamo un risultato, diciamo, inverso se poi andiamo a verificare quello che è l'avanzo di amministrazione. Passando da un avanzo di circa 1 milione di euro per l'anno 2013 a un avanzo di 1.883.451,52 per il 2014. A questo devo aggiungere, per rispetto comunque al Consiglio Comunale, che noi dopo il Consiglio Comunale approveremo, ci sarà il riaccertamento straordinario dei residui voluto dal 118, dove praticamente questo avanzo potrebbe subire anche una diminuzione o potrebbe anche aumentare. Il problema di fondo è importante, è comunque un avanzo positivo, che nel caso in cui avessimo avuto un avanzo negativo, lo Stato ci avrebbe dato la possibilità di poterlo compensare nelle prossime 30 annualità. Questo avanzo è composto da un avanzo vincolato che è per 1.636.000 e per un avanzo non vincolato per 246.000 euro. Devo dire, e questo ve lo posso confermare, che
il nostro comune molto probabilmente è uno dei pochi comuni che ancora, dove ancora ci sta un avanzo importante. Se noi vediamo, diciamo, gli altri comuni, ci rendiamo conto che la gestione è andata, diciamo, al di sotto di quelle che erano le aspettative. Io do dei dati per, diciamo, per far capire anche quella che è stata la gestione di competenza che riguarda comunque l'attività del nostro comune e che comunque ha un avanzo di 51.000 euro. Cioè sta a significare che le riscossioni meno i pagamenti e i residui attivi meno i residui passivi hanno dato un avanzo di 51.000 euro. Io vado giusto perché nella verità non l'ho preparato questo intervento perché pensavo di dare delle risposte, diciamo, se ci fossero state delle interrogazioni riferite sicuramente alla gestione. Per quanto riguarda le entrate, il trend delle entrate, c'è una piccola differenza riferita dal 2012 al 2014 per quanto riguarda le entrate tributarie. Un dato negativo è dato dal titolo 2 che ci stiamo interrompendo. Dal titolo 2 infatti abbiamo avuto un trend negativo. Un trend negativo che è dato da 2012 per 900.000 euro che sono i trasferimenti dello Stato e siamo passati a 740.000 euro nel 2014. Sta a significare 160.000 euro in meno rispetto al 2012. Mentre le entrate extratributarie hanno mantenuto un andamento quasi, diciamo, uguale, le spese non sono aumentate di parecchio, intorno al 7-8%, le spese in conto capitale, queste sì che sono aumentate, anche in virtù del fatto che in questa rientrano comunque le attività che questa amministrazione sta svolgendo, riferite a quota 424, riferite ai TIF dove abbiamo realizzato tutte le opere tranne l'ultima che ci rimane da realizzare. Ciò sta a significare che comunque c'è stata un'attività importante per quanto riguarda anche la spesa in conto capitale. Dei dati che voglio citare, che cito ogni anno, che sono comunque importanti e che sono riferiti essenzialmente al costo del personale, perché il comune di Altavilla Serentina ha 31 dipendenti e abbiamo un'incidenza su quelle che sono le spese correnti circa il 35%. L'indebitamento da parte di questo ente è un indebitamento che nel 2004 ha una percentuale del 3,45%, nel 2014 e potrebbe arrivare all'8%, significa che questo ente potrebbe indebitarsi ancora di circa 2-3 milioni di euro. Abbiamo un credito IVA nei confronti dello Stato per 116 mila euro. Un dato particolare, vedo che in sala è presente il dirigente per quanto riguarda la parte riferita al codice della strada, dove abbiamo avuto un declino, diciamo, un abbassamento, diciamo, delle multe. Molto probabilmente i nostri concittadini, diciamo, rispettano le norme e le regole, ma infatti da un accertamento nel 2013 e nel 2012, nel 2012 era circa 12.000-16.000 euro, oggi passiamo a una cifra irrisoria di
di 512 euro. Questo è un dato che mi è venuto all'occhio e che praticamente, riflettendo su questo, ho detto molto probabilmente i nostri concittadini osservano le norme e le regole e pertanto diciamo, questo ci fa enormemente, enormemente piacere. Concludo col fatto che il nostro revisore ha dato parere positivo al nostro bilancio, ringraziamo il dottor Pepprena che non è presente, ringrazio gli uffici che si sono adoperati per questo massiccio lavoro che le norme impongono agli enti pubblici con questa nuova contabilità che sarà quella armonizzata dall'anno prossimo. Dopo, come dicevo prima, ci sarà di accertamento straordinario dei residui attivi e passivi e nel 2015 con il bilancio armonizzato avremo poi un risultato importante che è quello dell'entrata e dell'uscita, così diciamo che tutti i comuni potranno spendere quello che incassano. In sostanza gli enti pubblici non peseranno più sulle casse dello Stato centrale. Grazie. Quindi si ritorna alla gestione di cassa? No, basta. Ah, si ritorna alla gestione finanziaria, che oggi è di competenza. Vabbè, la cassa è scheda di 2007 che ti spende. Però, Carmine, devo dire che, come dicevo prima, noi abbiamo fatto sempre questo. Sono assessore da 15 anni al assessore alle... Diventa più chiaro. Sì, però voglio dire che la nostra è stata sempre una gestione sanitaria, sicuramente. Vabbè, c'è qualche consigliere che vuole intervenire per fatto per stare un po' in merito? Nessuno, benissimo. Tu vuoi intervenire? Una registrazione. Poi potrò eventualmente solo chiedere all'assessore, hai parlato di avanzo di 1.800.000, composto da un avanzo vincolato per 1.600.000 e un avanzo non vincolato per 200.000. Vuoi far comprendere meglio l'avanzo vincolato per che cosa è contoso per il DAC, perché non si può utilizzare. E quindi sono fondi non utilizzabili per la gestione corrente. Allora, rispetto a questo, tu hai detto c'è un avanzo di 1.000.000 che potrebbe diventare ancora più basso rispetto a quello che dobbiamo andare con il reddito del fondo, ma di fatto stai parlando di un avanzo che non puoi utilizzare perché i fondi si guardano. Così, sono stato detto avanzo vincolato e l'avanzo libero. Quindi questo avanzo non vincolato di circa 200.000 euro rappresenta la possibilità di spesa del nostro corrente, del nostro comune. Rappresenta la possibilità di spesa rispetto comunque al patto di stabilità. Cioè sta a significare che io potrei impegnare quei fondi nel momento in cui mi rendo conto che comunque rientro nel patto di stabilità. Potremmo spendere. Cioè, nel caso in cui l'hanno... Diciamo che l'anno prossimo non è possibile, ma facciamo finta che noi ci fossimo ritrovati nei bilanci precedenti e nel bilancio successivo 2013 con un disavanzo, potevi coprire quel disavanzo con quell'altro. Solo con i 200.000? Sì. Beh, al momento non ha più da finire, aspetto qualche altro intervento. Non parlo, io dicevo che non è un incontro argomento.
negli anni scorsi nella commissione antimafia abbiamo la possibilità di indagare meglio tutte le poste contatti. Avremmo avuto piacere anche quest'anno di incontrarci. Noi richiamiamo un minimo di attenzione solo sulla parte finale delle raccomandazioni del revisore, soprattutto per quanto riguarda una puntuale verifica di evoluzione degli accertamenti delle evasioni tributarie, al fine di modificare i tempi di realizzazione e monetizzazione. Lasciamo stare gli altri aspetti. Poi abbiamo naturalmente letto questo finale, abbiamo analizzato i numeri che di volta in volta avevamo già conosciuto. Naturalmente mi dispiace dirlo, mi inorgoglisce tanto la cosa. È un bilancio che non è degno di alcuna attenzione, perché non porta nulla di nuovo rispetto all'anno precedente. Tu nella tua relazione hai voluto richiamare semplicemente un aumento dell'attivo dove è dovuta a quota 4.24. Finanziamenti di quota 4.24 di oltre 20 anni fa sono stati come partito e io sono di 15 anni fa, 10-15 anni fa. I progetti. I progetti che ho avuto fino a 11 e 2009 stava la prima. No, quando avete fatto le richieste originali. Poi il progetto del 2009. Quindi state parlando di cose che sono partite con consigliatori precedenti. Questa consigliatura, di fatto, ancora non ha realizzato dei grossi progressi. Noi potremmo richiamare le solite nostre argomentazioni su spese che si potevano evitare, su entrate che si potevano gestire in maniera diversa. Evitiamo di farlo. Diciamo semplicemente che naturalmente voteremo preannunciando il nostro voto contrario a questo film. Vabbè, allora c'è qualcun altro che vuole fare che salivo un termine? No, niente da dire. Assolutamente. Ma la dichiarazione di voto che manca. Vabbè. Ma si parla la dichiarazione di voto, sono considerato. Sì. È stato tracciato poi dal consigliere comunque un aspetto importante che è quello delle spese in conto capitale, però voglio dire che quando l'agricoltore semina il chicco di grano poi deve attendere i tempi affinché poi la semina e quant'altro e poi ci sta anche la raccolta. E voglio dire che in questo questa amministrazione comunque ha in essere attività molto importanti che penso che partiranno quest'anno, che sono il collettore 3.250.000, i 3.600.000 euro per la scuola Giovanni XXIII, abbiamo presentato il bando per quanto riguarda la scuola media ad Altavilla a Borgo Garini per 1.700.000 che è entrata anche in graduatoria. Ci sono i 5.600.000 per quanto riguarda il parcheggio in piazza. Il PAES è stato finanziato e penso che a giorno ci sarà l'aggiudicazione. Voglio dire che è pur vero che abbiamo avuto un passo da formica in un primo momento, ma poi abbiamo messo l'acceleratore e sicuramente chi verrà dopo di noi, perché ci manca un solo anno poi per la chiusura di queste attività, avrà i benefici che noi abbiamo avuto nella passata amministrazione, che io comunque ho condiviso. Cioè, voglio dire, bisogna attendere, è per questo che il mio voto positivo. Grazie. Franco, non ho capito il tuo voto qual è. Vabbè, allora passiamo ai voti. Chi è favorevole all'approvazione della
Nessuno. Chi vota contrario? Amoroso, Gallo, Rizzo, Perillo. Allora, voti 7 favorevoli, la proposta viene approvata. Perfetto, non c'è, non viene richiesta la esecutività. Passiamo adesso al sesto ordine del giorno. Sì, approvato. Centro storico. Nell'accordo prevede
tra il solaio e recuperando questo spazio sovrastante, ricavandoci uno spazio verde attrezzato per la comunità e l'allargamento della strada. Questo chiedo al Consiglio Comunale il voto all'unanimità per l'acquisizione di questo immobile e dare mandato all'ufficio tecnico di redigere il progetto per la riqualificazione di quell'area del nostro centro storico. E per quanto riguarda i fondi successivamente, poi vedremo come recuperare i fondi o dal bilancio o da finanziamenti comunitari. E sicuramente una soluzione si troverà. Grazie. Facciamo una piazzetta attrezzata sopra, questa è l'intenzione dell'amministrazione. I locali al piano terra.
proprietari degli immobili dove sarà adibita autorimessa non ad abitazione, che attualmente non sono la stessa abitazione, e si tratta di locali seminterrati, un poco umidi e non idonei ad abitazione. Questo si tratta, questo è la spesa. La spesa non lo sappiamo quanto sarà, però non vedo un solare di 50-60 metri quadrati con un piccolo spostamento di una parete che riguarda un intervento fondamentale per il centro storico. Non vedo che siano spese di 1 milione di euro, 500 mila euro. Stiamo parlando di 40-50 mila euro massimo la spesa a lume di Napoli. Poi ci sarà l'ufficio che farà un computometrico e farà la progettazione e vedremo quando. Questa è la volontà dell'amministrazione che vuole realizzare quest'opera nel centro storico. Quindi per questo ho chiesto il voto unanime se è possibile risolvere questo problema. Poi se avete altri dubbi tecnicamente che non si può fare per la pubblica utilità quando si va a realizzare una piazzetta, un pagamento della strada, mi sembra che non sia proprio così. Se è una cosa privata allora ti posso dare ragione, ma dato che si tratta di pubblica utilità, non è che acquisiamo questo fabbricato per restaurarlo e darlo ai cittadini, no, ci cioè andiamo a fare uno spazio di ampliamento, la piazzetta già c'è attualmente nella parte superiore. No, io quello che mi chiedevo, siccome che per pubblica utilità abbiamo demolito pure la città pubblicata, non abbiamo portato mai a termine nessun tipo di lavoro, come ha vietato la varia e altri fabbricati, cioè acquisito questo fabbricato senza un costo, dove ci andiamo a parare per l'ufficio, cioè, certamente, cioè, a parte che ho letto da qualche parte che quantomeno l'area di sedime dovrebbe essere minore o uguale al valore di intervento di demolizione che andiamo a fare, però noi qua ci troviamo di fronte a un'area di sedime che costa 10.000 euro e è un intervento da fare di 50.000 euro. Io chiedo al segretario se si può fare l'acquisizione, perché ben vengono pure queste cose, io non dico questo, però io oggi ancora ci stanno dei conteggi nel centro storico per demolizione parziale di fabbricati effettuati in parte e mai ultimati. Quindi penso che per mancanza di soldi, adesso ci troviamo subito 50.000 euro per fare lo scudo. Questo mi chiede. Scusate, che stavo facendo, non sono vivo, non mi vedo più doppio. Quindi voglio assumere la mia. No, io ho un posto più alto, perché non sono tecnico, quindi voglio dire questa voce delle osservazioni facendomi anche alcune
S1 sarà tutta più. Era così ingegnere, ho capito in questo modo. E quindi voglio dire, questa preoccupazione, la cessione vera e propria avviene a titolo gratuito. Se era una cessione che non avveniva con il titolo gratuito, entravamo nei limiti che la legge ci impone di non poter acquistare se è un immobile, se non vi è un'indispensibilità e un'urgenza per poter fare qualche opera. Pare che stanno fuori da questa materia. Questo è quello che è la mia ricostruzione al momento, sono fatto solo queste osservazioni che ho fatto via e vi ricordavo delle altre volte, e su qualcosa che ho deciso capire pure io, però voglio dire con i limiti di chi non è tecnico rispetto a questa materia. Approvato.
nominato l'uomo dal responsabile e con il quale l'ingegnere Fusco ha già preso contatti. E poi c'era da nominare un componente da parte della minoranza del Consiglio e altri due componenti invece da parte della maggioranza del Consiglio appunto. Partecipa poi alla commissione anche il responsabile del settore tecnico, che però non ha titolo di voto, è uditore, relatore e consulente. Quindi, segretario, come procediamo adesso? Una votazione separata, secondo me, la minoranza o dei componenti della minoranza e la maggioranza può dei componenti, altrimenti potrebbe venire sì. Il voto del io volevo da Franco. Quindi votiamo una persona, un membro del consigliere comunale. Yeah.
Reinangelo. Voti 3 per Davide Cepalo. Voti 1 per Amoroso Franco. Lo chi è favorevole? Allora, non mi vede che sei, siamo sotto. Tutti, tutti.